Va bene, allora è il momento di dare il benvenuto a tutti voi e prima di cominciare di ringraziare per la loro presenza tutte le persone che ci sono, le altre che arriveranno, forse ringraziare di più anche chi per essere qui ha affrontato un viaggio lungo e chi o da lontano o da vicino ha dovuto fare acrobazie per inserire anche questo impegno in mezzo agli altri che aveva già. Allora, già che ci siamo, anche ringraziare l'ufficio eventi della scuola e tutto il personale della scuola che, come sempre in queste occasioni, ci risolve i problemi prima ancora a volte che si presentino. Il gruppo di ricerca sui manoscritti astronomici illustrati è un piccolo gruppo di ricerca, è finanziato dalla scuola, credo che forse ormai quelli che sono qui lo conoscono, ha 3 anni di vita, è molto piccolo, ma devo dire piuttosto attivo e piuttosto impegnato e ha, dal mio punto di vista, una qualità che io apprezzo moltissimo, cioè è composto da studiosi, per lo più giovani o comunque giovani di spirito, che sono di varie discipline dell'antichità greca e romana. Questa diversità di competenze è veramente indispensabile quando si studiano i manoscritti astronomici, anche solo per le illustrazioni e per i testi dei miti. Quindi questo è il nostro vantaggio. E per il resto ci sono gli svantaggi che non dirò e che vedrete da soli. All'inizio, quando abbiamo cominciato questo lavoro, proprio per essere concreti e per valorizzare le competenze di tutti, avevamo deciso di darci come scadenza sempre un workshop, un incontro di lavoro finale, ma questo incontro di dedicarlo a un singolo manoscritto. Ci pareva che questa fosse la prospettiva più produttiva, più concreta, però ci siamo anche accorti, dopo aver lavorato sul Vaticano 1087, che avevamo bisogno di respiro, da diversi punti di vista. Prima di tutto perché questo mondo delle stelle non cominciava e non finiva con il mondo greco e romano e quindi ci piaceva avere e sentire altre voci anche di prima. E l'altro è perché anche nel mondo greco e romano le stelle non cominciano e non finiscono con i manoscritti illustrati, anzi, come abbiamo visto e come vedremo anche oggi, disseminano la poesia greca e latina in tantissimi modi, anzi forse questa è l'occasione di stanare un po' questi testi e vedere cosa ci dicono in più. In questa maniera abbiamo formulato un titolo molto generico forse, e proprio per includere tutte queste possibilità siamo molto contenti delle molte risposte e io spero che avremo qui occasione di imparare reciprocamente, oltre che di conoscerci, magari di stabilire anche nuove vie di collaborazione. Chiedo al professor Borbone, come è d'accordo, di presiedere questa mattinata e chiedo anche a tutti voi di tenervi, se possibile, nella mezz'ora. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Santoni per avermi invitato. Il mio compito sarà quello di rigorosamente tenere i tempi degli interventi, perché tutti quanti vogliamo sfruttare appieno 2 giornate così ricche di interventi su vari ambiti attinenti al tema generale. Procederemo in questo modo. Avremo 3 interventi, ciascuno di mezz'ora, dopodiché faremo una breve pausa a caffè e ci rivedremo per i successivi e finali 2 interventi di questa mattinata.